Dobbiamo evitare che ci siano dei ragazzi in coma etilico, dobbiamo evitare che si creino incidenti stradali come quelli dell'anno scorso, così gravi che spezzano la vita di tante persone. Per cui dobbiamo lavorare tutti insieme. Il potenziamento dei controlli delle forze dell'ordine con etilometro mette a nudo una realtà inquietante nell'ambito dell'abuso di alcol da parte di chi si mette al volante e magari provoca incidenti stradali. Nel primo semestre di quest'anno 305 gli automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza, quasi 2 al giorno. Nello stesso periodo dello scorso anno erano stati 200, 416 in tutto il 2018. Numeri importanti che mettono in luce un fenomeno preoccupante e che hanno spinto il prefetto di Sondrio Paola Spena a promuovere una nuova offensiva sia in ambito repressivo con l'intensificazione dei controlli sia sul fronte preventivo con campagne informative. A preoccupare anche l'abuso di alcol da parte dei minori che spesso vengono soccorsi in coma etilico. L'abuso di alcol è uno dei fenomeni, espressioni di disagio sociale più avvertiti e per questo sono stati potenziati ulteriormente i controlli da parte delle forze dell'ordine. Questo ha consentito di verificare per il primo semestre del 2019 un incremento delle contravvenzioni per guida in stato di ebbrezza di circa i 2/3 rispetto all'intero anno precedente. E l'abuso di alcol ha ricadute sulla sicurezza stradale, così come è particolarmente significativo per i minori che vanno tutelati, accompagnati non solo con iniziative repressive ma anche con iniziative di prevenzione. Ecco perché io ho riunito intorno al tavolo i diversi attori coinvolti dalle forze dell'ordine, allo stesso procuratore, alla Camera di Commercio, alle amministrazioni locali, alla scuola, per mettere insieme una serie di interventi che servano a educare ad un divertimento sano. Lei è preoccupata per questa situazione? Non sono preoccupata, ma sono molto attenta, come in realtà sono attenti tutti gli attori istituzionali su questa tematica, ma anche le componenti sociali, l'ATS della montagna, perché hanno tutti la percezione che questo fenomeno è particolarmente dilagante su questo territorio, per cui bisogna mettersi tutti insieme e lavorare per raggiungere questo obiettivo.